Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Queltaleale. Eccoci qui di nuovo con Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Allora, proseguiamo, ho fatto qualche missione secondaria, in realtà anche un paio di quelle principali, però naturalmente quelle, come vedete, quelle indicate con sopravvivenza, estremo, massima furtività, estrema, eccetera, eccetera, sono le stesse identiche missioni che abbiamo già fatto e con stessi video finali, quindi cose del genere, quindi me le farò io perché, come detto, sono le stesse identiche. Anche qui, ad esempio, c'era quella di ribeccare Quiet di nuovo. Vabbè, noi ci andiamo a vedere quelle principali. Tra l'altro, quelle massima furtività sono abbastanza difficilotte perché comunque appena vi vedono è finita la missione. Quindi mi era capitato di fare quella con i gear da recuperare, dove c'erano tutti i militari, tra l'altro vestiti anche con le tute antisommosse, eccetera, eccetera. Quindi era abbastanza tostarella. Comunque, questa era quella principale, l'ultima che abbiamo visto. Poi queste due me ne farò per conto mio. Ci facciamo questa qui. Elimina la colonna corazzata delle FAC che si sta radunando a nord dell'aeroporto Nova Braga. La colonna include molti veicoli da combattimento su vasca scala, quindi qua saranno gran cazzi proprio. CFA are gearing up for a large-scale attack against Angola's MPLA government. They're assembling an armored column to the north of Nova Braga Airport and will be ready to move soon. We've been contracted by the MPLA to put a stop to them. But the civil war will keep burning on, whether we accept this job or not. Another East-West proxy war with the communist MPLA on one side and the capitalist-funded CFA on the other. An endless seesaw of blood and violence played out in the hands of the superpowers. I had my doubts at first, but I think we should take this job. Skullface is gone, but Cypher still remains. Competition with rival PFs will only get more intense. For us to survive, we need to expand our organization and get strong enough that no one can threaten us. So our only option is to fight and grow, and fight and grow. Perfetto, l'unica cosa è che forse ci conviene portarci adesso armi più cazzute. Mission Accettiamo la accepted. missione, ci facciamo buttare qui? Siamo un po' a metà? Vabbè, facciamoci buttare qui. E allora, in realtà per sicurezza possiamo anche portarci un carro armato. Magari lo parcheggiamo da qualche... No, Snake ci va bene. Il carro, ok. Scegli una spalla, ci può stare. E andiamo con l'equipaggiamento. Armi primarie, magari mi metto il lanciarazzi. Che dobbiamo fare? Ci attrezziamo. Armi secondarie, vabbè, lasciamo queste. Armi di supporto, ce l'abbiamo già attrezzate. Ok, direi che possiamo andare. Ma vabbè, facciamo sempre a quest'ora, va. Anche se, come detto, in notturna sono un po' più semplici, però soprattutto adesso che probabilmente dobbiamo cecchinare dei carri armati, è meglio vederli per bene, se no famo dei danni. Anche se possiamo usare il visore notturno, però. Come detto, il fatto di aggiungere magari quelle missioni principali già fatte è un po'... non lo so, potevano anche evitarlo. Tanto già c'è il fatto che se vuoi un obiettivo, un trofeo, devi fartele tutte ad esse, quelle erano anche evitabili. CFA are assembling an armored column to the north of Nova Braga Airport. Your job is to wipe them out. Listen to the tape for the contract details. Just be aware that the column's commander served with 5 Commando and later made a name for himself in South Africa's 32 Battalion. He's a hardened veteran, so don't take him lightly. Boss, I have a report from the intel team. The targets are now on the move. I've sent their predicted route to your iDroid. Check your map. Ho capito, ma una parola, questi me li metto sempre frascati a 1000 km. In realtà no, ce li abbiamo abbastanza vicini. Momento. Magari se non ci atterriamo sopra che mi sparano subito. Ok. Zitti, questi ce li abbiamo proprio davanti. Forse, perché io poi con il beccare le strade, questi cazzi carri sono abbastanza lenti. Lo becchiamo? Vediamo. Tanto sicuramente andrà dalla parte opposta da dove ci mettiamo noi. Destra.
teoria dovremmo beccarli proprio qui. O sbaglio? Halo? Dai, dai, veloce. Aia, quello è tosto. Aspetta, qua dobbiamo sgusciare. Vabbè, ci hanno beccato e l'ho capito. Attenzione. Oh, ho cercato il cane. Merda. Saltato? In teoria non è vero. Aia. Facci tua. Vabbè, qua è una battaglia tra... sto cazzo di cane però è coglione, Ancora. Ah no, è un elicottero o qualcos'altro. Figlio di Troia. Aspetta, non te posso sparare così. Scusi, Abbia fede. Ora. Questo sta messo malissimo, sto carro, però. Se riusciamo a fare almeno manovra. Quello sta andando dritto. Dai. Allora, dobbiamo capire cos'è. Perché se è un altro carro è meglio lo scelto. Occhio. Oh, togliti. E togliti, che poi vi investo, ma scusate. No, in realtà non è un carro, quindi. Facciamo così, lo prendiamo alle spalle. No, non è successo niente, buon uomo. Tranquillo. Bastano in teoria due colpi. Aia. Oh, cazzo. Ok, danno. Dovrebbe essere saltato. 3 di 5. Questo dovrei cercare di capire che cazzo di strada fa. Va là. Allora, aspetta, se riusciamo ad arrivare all'incrocio. Cazzo, va dall'altro lato. Lo sapevo io. Momento, momento. Devo fare una cosa sportiveggiante. Aspetta, forse riusciamo. No, non è per qualcosa, ma io se riesco... Vorrei provare a mettere o del C4, perché il lanciarazzi è abbastanza pericolosa come cosa. Cioè pericolosa nel senso che... no, ma quello non si muove. Scusa, ma lo riesco a fultonare da dietro? Là. Sì, ma scusate, non l'ho fatto salta, io non ho fatto niente. E sti cazzi. Noi non ci siamo recuperati pure un carro. Ah, l'elicottero. Solo le... Oh, merda. Beh, in realtà già ci avevano beccato con il carro armato, quindi non ci dai la modalità riflesso. Ci becca e basta. Allora, 8 in linea teorica dovrebbero bastare. Se lo prendo, però. Questo non è detto. Non try to take down a gunship from the front. You won't win in a head-to-head shootout. Scusa se t'ho vestito,
e ad aggirarlo. Lo aggirerei anche volentieri, dipende da lui in realtà. Aspetta. Che fa a terra? Presumibilmente non lo posso furtonare. Vai, vai. Non so se è stato... No, non credo. Merda! Da stronzato. Aspetta. Ci stanno sparando anche gli altri, quindi occhio. Cazzo vai. Guarda là che culo. Ce l'ha. Dalla finestra te sparo. Ok. Aspetta che questo mo ci atterra in testa. Occhio. Ok, diciamo. Vabbè, diciamo che non è stata stealth, però scusa, se dobbiamo abbattere carri armati e elicotteri, dubito che si possa fare una cosa stealth. E vabbè, landing zone, però puttana troia, una cosa più vicina. Momento, allora, aspettate. Devo prima allontanare. Comunque poi ci saranno dei nemici, quindi. Poi tutta sta zona perché non potete venire a prendere. Ha fatto una sudata, eh? Va bene. Cazzo, il cane si è incazzato, l'ho investito tre volte col carro armato, però non è colpa mia, scusate, io col carro non vedo una sega. Tra l'altro anche Quiet si è abbassato, non lo so perché, non gli ho mai sparato. Hamburger, e obiettivo di Scarface, poi ve li metto a parte dello stemma ottenuto, ok. Come sempre ci facciamo una missione principale a video, quindi questo probabilmente è uscito un po' più breve. Magari vado alla Mother Base per... As we suspected, the mastermind behind the kids' escape was Eli. It's hard to believe, but apparently he'd been plotting an armed uprising against us. He could be hiding something else too. Ocelot's gonna press him for answers. Get back here as quick as you can. Vabbè, ci porta direttamente lui alla Mother Base. Tra l'altro i bambini li ho raccattati, erano 5 le missioni dei bambini, ma non mi ha detto niente di nuovo, quindi va bene che erano missioni opzionali. Tra l'altro adesso sto facendo anche una missione esterna che era tra quelle importanti, perché come detto tutto viene segnalato dalla cosa gialla, quindi vai. Virus. I told you. Your father's not here. They're back. Yes, they're back. But don't get any bright ideas. Your quarters are under full surveillance. Your weapons privileges have been suspended. No more uprisings for you. Did you really think it would be that easy, Commander? You'll get your boys back. See the boss too. But first, I need to know what you sent them to do. They wanted to leave. To their homelands. They wanted to go home. That's all. So they were just homesick then? Not quite. Militia warlords, PFs. The armies that murdered their families. Cousins, brothers, parents. They all had someone they wanted to kill. I told them, last chance to face the world with no regrets. Last chance? You better be ready for your drag back here. Ready to face the world as enemies. Ha 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 ha!
like you! Goodbye, father. I don't need you anymore. Really an accident? Or did Eli just rig it to stir up the boys? Either way, he had to have been planning for this all along. Bidding farewell to the world. Ma sti bambini de merda, li ho salvati, li sono andati a riprendere, niente, va bene, a parte tutto comunque abbiamo avuto la conferma che il bimbo è Liquid Snake, visto che ha salutato Big Boss dicendo ciao padre, non mi servi più, arrivederci e grazie, e vabbè, sti figli ingrati. La fuga dei bambini, cassetta audio, poi andremo a sentire altre cassette audio, premi soldi Liquid Psycho, sempre Psychomantis magari, Solidus Screaming, ok, parte dello stemma ottenuto, non è una parte, quante menai, parte dello stemma ottenuta, ok, Praying Mantis, allora, va bene, altri tasselli che si vanno a aggiungere, a parte vabbè i sospetti perché ha giocato tutta la serie, è normale che ci vadano ai personaggi, comunque sempre molto cinematografico, ci piace, ci piace. Boss, dica. We're looking for the kids in Soho Lampervis, but there's still no sign of them. We don't know if the chopper pilot is alive either. What have we gone and put in the hands of those kids? We don't know how bad this is until we find them. Also, regarding our concerns about Eli, I finished looking into whether or not he's a product of that project. I have an answer. I put it on tape. Give it a listen. Ah, ok, ce l'ha messa in una cassetta. E vabbè, a questo punto. I've updated the mission list. We've received some new job offers. The details are on your iDroid. Va bene. Vabbè, facciamo una cosa. Almeno questa cassetta ce la sentiamo direttamente qui. Allora, dovrebbe essere quella di Eli. Presumibilmente il White Mamba 3, il test del DNA di Eli. Qua ci sta. Boss, we've got the results of Eli's genetic tests. We can finally put this worry behind us. We used the PCR technique and conducted DNA fingerprinting of the copied DNA sequences. Neither is mainstream science yet, but the concepts and procedures are sound. Both tests say there is 0% chance that the two of you are blood relatives. Meaning the results are negative. He's not your son, nor is he your clone. He's just another person. It was 12 years ago that Zero made plans to clone you. Eli's age and appearance certainly are a good fit. I admit the first time I saw him, I did a double take, but it looks like we were worried for nothing. Eli isn't your clone, though you might still have one somewhere out there. But if Eli isn't the boss's clone, why does he seem so obsessed with him? Not to mention having one hell of an attitude for his age. I don't know. Learning the truth about himself, cursing the fact he's a clone, bearing a grudge against selfish adults, and coming to hate who he was cloned from. Big Boss. If that were really the case, I could understand it. I might even feel a bit sorry for him. But no clone could have a totally different DNA fingerprint. And the test left no room for error. You yourself were there when we drew Eli's blood sample. Come to think of it, when we went to OKB Zero, he'd snuck onto a chopper and was there. Yeah. He was acting strange even then. Or actually from a little before that time. That was exactly when we began these tests. Maybe he suspected something when we drew the sample, not knowing what we were doing to him, and becoming mistrustful of us. Hard to say. Eli's had an attitude problem from day one. So what is he then? Well, if he's gonna tell us that himself, we'll need to get him to open up more first.
Ok, quindi a quanto pare gli esami del DNA invece dicono altro. Non è un clone del nostro Big Boss. Ma comunque, ragazzi, facciamo una cosa. Noi, vabbè, adesso ci salutiamo qui, ci vediamo con i prossimi appuntamenti. Mi raccomando, come sempre, chi sa qualcosa, se qualcuno è più avanti nel gioco, cioè, non spoilerate mai, cioè parlate di quello che al massimo è successo in questo video, fino a questo video, ma comunque non spoilerate mai per chi sta giocando il gioco, per chi se lo vuole vedere. Comunque evitate spoiler in generale, mi raccomando, un po' di rispetto per chi sta seguendo la serie e vuole vederlo man mano. Per il resto, come detto, noi ci vediamo allora con il prossimo appuntamento. Mi raccomando, come sempre, fatemi sapere la vostra, seguite anche sulla pagina Facebook, sul secondo canale, eccetera, eccetera. E dai, ci vediamo alla prossima. Allora, un saluto a tutti da Quel Tale Ale.